Ciao a tutti ragazzi, sono Silver DX e in questo nuovo video sono qui su Forza Motorsport 4 a giocare la carriera. Allora, come potete vedere, la nuova auto che abbiamo avuto, la Mazda MX-5, l'ho personalizzata, ci ho speso anche un po' di soldini per il cofano, i paraurti, ma la potenza è sempre quella, sempre una merda. Però dai, è bella. Ho messo anche qualche scritta così. Allora, gareggiamo. No, gareggiamo. World Tour. Allora, la prossima gara è a Camino Viejo de Montserrat. Credo, eh. Ah, questo è un evento multiclasse. Ve l'ho spiegato nel video precedente, perciò se non lo sapete andate a vederlo. Allora, facciamo classe E, classe D o classe... Multiclasse D, dai. Anche se la mia cos'è adesso? Classe F. 12 auto con vetture classe E. Sono deciso, vorrei utilizzare anche le vetture precedenti. Questi crediti 75, ma i crediti non è che mi interessino tanto. Ma dai, facciamo classe F, sì. C'ho questa. Ma sì, dai. Gareggiamo con la classe F. Ah, dovrei... Ah, perché questa è classe E. Ah, no, no, allora facciamo classe E direttamente. Classe E abbiamo la Citroen, quella piccolina, lì, sì, dai. Classe E. Pensavo fosse classe F, lo so. Allora, evento multiclasse. Questo evento multiclasse per 12 auto che condivide il tracciato con vetture di classe E aperto in qualsiasi vettura di classe A. Rispetto al primo video, allora, ma vi spiego. I video, quando li faccio con la videocamera e quando li monto su Camtasia, si vedono bene. Quando li carico su YouTube, si vedono brutti, si vedono di merda. Come mai? Come mai? Perché YouTube li converte in un formato di merda. Allora, facciamo il video qua. Muoviti, dai, non farmi perdere tempo. Non ho ancora installato il gioco dentro la console. Faccio così schifo. Camino Viejo de Montserrat. Montserrat. Montserrat, Spagna, tarda mattinata. Aia, mal di testa. Oggi mi sono svegliato con un mal di testa, ragazzi. Allora, iniziamo la gara così, su due piedi. Su due piedi, ma certo che su due piedi. Eccola qua. Da quanto tempo non la prendo? Oddio, che auto. Ah, ma quelle sono di altre categorie. Mi stavo già spaventando. Ah, io sono il primo. Dai, che forse li posso raggiungere anche a quelli. Dai, che li posso raggiungere. Oddio, veramente, li posso raggiungere. Oddio, li ho raggiunti. Ce la fa la mia macchina, ce la fa. E io che dubitavo di te. Dai, frena. Comunque voglio anche personalizzare quest'auto. Ma io volevo fare un po', gareggiare un po' con gli altri. Ma questa gara mo è loffia così. Non si fa niente. Dio, Dio, Dio. No, 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 no. Stavo scherzando. Dai, dai, dai. Però potevo raggiungere quelli. Ma non dovrei disturbarli. Ecco perché... Vado con comodo. Oddio, sei giri su uno. Che palle. Quanti minuti sono passati già? 3 minuti. Mamma mia. Almeno in questa gara non rompo la vettura. Che mettiamo così. No, 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 no. Ehi, qua perdo il controllo. Oddio. Dai, dai, dai. Poi mi dimentico sempre di cambiare marce. Oddio, gli stronzi. Arrivano gli stronzi. Dai, veloce, muoviti. Dai, gas. Allora, andiamo. Dai, 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 dai. Mamma mia, che drift. Mamma mia. C'è stava. Che poi è perlescente. Oh, ah, qua devo andare piano. Qua devo andare piano. Qua devo andare piano. Freno, vai, 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 vai. Poi è perlascente. Oddio, una Ferrari. Ah no, sono quelli delle altre categorie, li faccio passare. Ma mi stavo spaventando, ho visto dalla prima. Prima era una Ford, ora una Ferrari. Ho buttato il freno a mano senza volerlo. Dai, corri.
Allora, piano, piano, piano questa curva. Questa curva prende una velocità. La fa perdere il controllo. Oh, devo far passare a questo, sennò si incazza. Dai, vai, vai, passa. Vai, 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 vai a fottere. Vai, Dodge Viper. Possiamo fare una curva per bene. È quasi finita la gara? Spero di sì. Sì, 5 giri su 6. Dai, passa, vai. Non farmi nessun gesto. Mamma mia, mamma mia. Vai, 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 vai. Ma li sto raggiungendo. Sto raggiungendo quelli dell'altra categoria. Dopo che li ho fatti passare. Mamma, che curva. Oh. Ah, ecco la 4GT. Ah, ho finito la gara con la 4GT. Meno un credito, perché? No. Livello pilota è salito. Ho vinto una nuova auto. Vai, 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 vai. Questa auto di livello pilota. Che poi non mi ricordo. Se non sbaglio, il livello pilota è fino a 50. Se non sbaglio, 50 auto posso vincere. Poi mi attacco al cazzo. Però, le ultime auto sono belle. Allora, che macchina lo scegli? Ah, devo scegliere una tra queste. Allora, che abbiamo qua? La Colt Rally Art. Allora, la DS3 non mi piace. La Mito mi sta simpatica. La Twingo no, fa schifo. Ibiza Cupra. Oddio, sapete che non lo so proprio. La Colt Rally Art no, mi piace. Ma non lo so, sono indeciso tra la Mito e l'Ibiza. La Mito è italiana. L'Ibiza è... Ma sei a Ibiza, non lo so. Però ho un assetto più sportivo. Ah, prendo la Mito, vai. È Mito, sì. No, no, che ho fatto? Ho schiacciato. Ho schiacciato un altro tasto. Andiamo. Prendi il colore, vai, il colore rosso tanto. Gira la rotellina. Ah, evento completato, multiclasse. Ora vediamo che eventi stanno. Che devo utilizzare tutte le auto. Devo sfrecciare sotto un caldo sole della California, Laguna Seca. Ah, mi devo fare il culo, quindi. Allora, Alfa Romeo Mito. Punti esperienza sono questi. Con l'Alfa Romeo non credo l'Alfa Romeo mi perché i punti esperienza mi promettono di aumentare l'affinità con l'Alfa Romeo, quindi di far pagare meno i pezzi con tutte le auto Alfa Romeo. Solo che non credo di usare ancora, cioè non credo di usare l'Alfa Romeo altre volte, cioè se mi capiterà di scegliere non credo la prenderò sinceramente. Comunque qua abbiamo un World Tour C. Aperte tutte le vetture di classe C. Questa devo fare. No, 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 che cosa? Cambiamo auto. Facciamo salire di livello. Classe C. Questa qua. Sì, dai. Secondo me è Torre americano di classe C. Torre americano. Ma sì, dai. Ma tutte auto americane, solo io con auto giapponese così. Mamma mia, qua sta piovendo. Mamma mia, allora. Stato stagione, evento completato. Ah, stanno anche ancora tre gare stanno da fare, ho visto. Praticamente tutta la stagione questa, tutto un campionato. I campionati si svolgono così in questo gioco. Ah, Nord America Tour C. Questa serie di classe C si tiene su tracciati americani ed è aperta tutte le vetture di classe C. Dai, che forse spacco il culo. Allora, Mustang MX-5 generazione 1. Eh sì, la prima Mustang MX-5 che hanno fatto. Mamma mia, l'ho fatta proprio figa, l'ho fatta. Ecco la gara che odio di più. No, è vero, questa è Laguna Seca, la macchina sbanda. Perché non ci ho pensato che la macchina sbanda? Speriamo che non sculetti. Sculetti come le puttane quest'auto. Eccola là, eccola. La vedo, la vedo, la vedo. Eccola là. Tutti americani. Oddio, che auto. Tutti americani sono. Qua mi spaccano il culo. Oddio, questa è la Plymouth, là, come si chiama? La Chevrolet, oddio, tutte le auto. Minchia sbanda quest'auto, eh. Però è classe C. Oh, non vale, mi ha buttato fuori, ma fatemi entrare. Ma che stronzi che sono. Mi vogliono male. Dio, mi devo grattare il naso. Ok, mi sono grattato il naso.
Andiamo, tagliamo la strada, sì. Ho rotto pure il fanale dell'auto, non so se si vede. Oddio, quello sta uscendo fuori. Ah, pure io, ah, oddio, no, 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 voglio perdere. Cioè, no, no, l'auto mi hanno distrutto. No, la rifaccio, dai. Datemi, concedetemi questo momento, questo. Pian piano, gira la rotellina. Allora, elabora assetto. Non mostrare più. Allora, non mi interessa, 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 non mi interessa. Non posso modificare. Non mi interessa, no. Non mi interessa, non mi interessa, non mi interessa, non mi interessa. Non, ok, non mi interessa niente. Difficoltà, dai, dai, dai. Mannaggia a me che ho fatto evolvere quest'auto, ma io non dovevo. No, quest'auto, perché proprio questa? Perché sono così coglione? Ma questa volta partiamo bene, eh? Mamma mia, che partenza da fuori classe! E poi mi dimentico pure di cambiare la marcia. Passiamo da dentro. Sì, il cazzo, questi mi schiacciano questi, ma che mostri? Oddio, è uscito fuori quello. Sei che culo. Oddio, no, 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 no. Dai, curva, curva da maestro. Oddio, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Un'altra curva da maestro. Ah, io, aiuto. Dio, Dio, Dio. Oh, si è frenato quello. Ha bloccato la strada. Mi sa che questa è una gara che veramente mi devo fare il culo. Oh, è uscito quello. Ma perché sbandoni curva? Ora c'ho l'assetto delle auto americane che sbandano ogni curva. Oh, però questo è brutto. Mi prendo paura di questo. Guarda, guarda che auto che c'ha. Mi spacca il culo quello. Oddio, mettiamo così. No, così non si capisce un cazzo. Allora, questa curva è la curva che ho sempre odiato in tutti i videogiochi, in tutte le gare che ho visto, anche della MotoGP quando l'hanno fatta. Una delle curve più brutte. Oddio, sono riuscito a farla. Prima volta nella mia vita che riesco a farla per bene. È un momento memorabile. Oddio, curva, curva, un'altra curva di merda. Oh, levati, ma perché freni così? Perché freni così? Mi piace il lettone bianco dell'auto. Aspetta, non cambio la marcia. Ok, ora cambio. Poi i vetri arancioni così. Oh, questo mi si spera. Minchia, che velocità che prende con la macchina. Che bello, si vede pure il pilota che cambia la marcia così nelle altre auto. Minchia, quella scappa, eh. Ma io il cazzo mi fa. Il cazzo mi fotte. Ah, ok. Uscito fuori? No, però ancora qua sta. Eh già. Poi c'è sta antenna che rompe il cazzo così. E se sia quella a deformare l'aria? Comunque, andiamo, andiamo. Andiamo. Anche forse la vinco, dai. No, 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 no. Ma perché parlo? Le gufate butto ogni volta. Rimango in terza marcia, mamma mia. Non cambio la marcia, onde evitare consumare benzina. Oh, oh, oh. Oh, e no, e dai, su, e dai, e no. Non mi puoi fare così. E no, levati, mo. Levati, levati. Sei morto, sei morto. Vaffanculo, coglione. Io sono più forte di te. Na, 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 na. Oh, la curva sta qua. Questa è la curva che rompe il cavo. Oh, mi ha preso in pieno lo stronzo. Mi ha rotto la macchina. Ma è uno stronzo, eh. No, mo sei morto. Mo sei morto, eh. No, 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 no. Hai capito male. Allora, prima di tutto, ti lancio all'aria. Mi hai fatto niente di romperti la macchina. Che poi non lo posso lanciare all'aria. Che quello c'è una macchina pesantissima. Io mi danneggio e basta. Non me ne hai fatto niente di perdere.
Fanculo, gira e brucia. Oddio, nuovo stemma sbloccato. Non si deve più permettere. Affanculo. Tiè, tiè, muori stronzo, muori. Oh, ecco, cambia la marcia intanto. Muori. Affanculo. Vabbè, fanculo, i soldi non mi interessano. Sì, una nuova auto, ricompensa, ricompensa. Una nuova auto. Siamo al quindicesimo minuto. Ah, la schiena mi fa male. Quale dolore la schiena può raccogliere il mio dolore? Allora, che auto scegliamo mo'? Ah, ecco, eventi americani, guarda caso. Allora, Ford Thunderbird o la Chevrolet Corvette? Cruiser del sabato sera. Allora, Beh, la Chevrolet Corvette, dai. Questa è epica, questa. Questa auto è epica. Dai, ha fatto la storia questa auto. Allora, la prendo del colore come c'ho il modellino, ossia così. Se non sbaglio, ce l'ho così. No, io c'ho il modellino che qua era rossa. Ai lati era rossa. Quindi, siccome non posso cambiare il secondo colore, devo trovare. Aspettate, trovare qualcosa che sia rosso dentro e poi cambiare il colore. E allora quindi la devo fare così. Tanto poi la farò bianca, proprio per farla somigliare al mio modellino, così lo vedete. Quanto è bello. Allora, mo dove dobbiamo andare? A fanculo? Poi ci siamo già andati a fanculo. Andiamo, dai, dai, dai. Voliamo su, in stile GTA 5. No, Nürburgring. Ho imparato a dirlo, Nürburgring. Allora, classe C, aspirazione normale. Alfa Romeo Mito. Continuano a chiedermelo. Eurotour sarebbe il tour europeo e classe C. Niente, mi ha detto delle accuse così, secondo lui. Ha detto che devo verniciare le auto per trasformarle in una vera e propria opera d'arte. Ma prima di tutto coloriamo questa. No, ho sbagliato. Uffa. No, vernicia. Ok, faccio di colore casa produttrice. Oddio, no. Quindi se la coloro tutta. No, non dovevo colorarla tutta. Fanculo. Faccio rosso così, dai. Perché l'ho fatto? Cioè, che puttanata ho fatto? Non lo sapevo che si colorava tutta. Non lo sapevo. Allora andiamo qua, veloce, dai. Andiamo qua, veloce, dai. Gareggiamo, sì. Facciamo World Tour. Ah, mo devo tornare di nuovo. Il prossimo evento si può a Nürburgring. Sì, quello, dai, andiamo. Dai, che ci ho già. Ah, è cambiato. Cambiano gli eventi. Quindi ora abbiamo anche l'Eurotour D. Cazzo. Però l'Eurotour C vinco il 50% di livello pilota. Cambia auto. Vediamo un'auto europea, no? Per un tour europeo prendiamo un appunto, no? Che è auto europea. Ok. Punto Evo. Poi questa punto Evo la sto facendo evolvere. Allora, sale a livello C. Lo spendo ancora soldi. L'Eurotour C, no? Usiamo auto europee, visto che ce l'abbiamo. Allora, affronta le migliori vetture di classe C. Aperto qualsiasi vettura di classe C. Le migliori vetture di classe C. Le migliori, quelle che spaccano proprio. Spaccano. Ancora non c'era la Turchia. Ah, ma in questa immagine ancora non c'era la Turchia. La Turchia, se non sbaglio, è quasi appropriata con l'Europa, no? Sai il genere? Sono disinformato. No, devo abbassare un po' l'assetto. Perché così è troppo alta. Vedo troppo. Tutto il culo vedo. Tutto quello che sta sotto vedo. Ecco, Nürburgring, Germania. Nürburgring c'è scritto, non posso dire. Ah, ma questa è la gara di merda, no! Ma perché? 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 Classe C, mamma mia! Partita dalla classe E, questa auto, dalla classe F.
Oh, ha frenato lo stronzo. Ma si distrugge l'auto. Successo. No, ma ha distrutto l'auto così. Davanti, sì, ma ha deformato il davanti. Ancora, quanti stronzi. Ma non sanno proprio gareggiare per bene questi, eh. Mamma mia, ha cambiato la marcia in curva. Forse era meglio se prendevo la Seat, comunque. Distrutto tutta la fiancata. Tutto, mamma mia, tutta una fiancata distrutta. Oh, e non vi fermate così. Mi distruggete. Dai, mi distruggete, ragazzi. Vi sbonno, vi sbonno. Che cazzo è qua? Oddio, no, 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 non me ne, non la sapevo sta parte. Questa è la gara tagliata, quella piccola lì. Ho capito. Dai, spostati, oddio. Ecco qua. Tagliamo, no! No! No, perché si è fermata così? No, lo specchietto, quanto è bello. No, si è rimasto di merda, non si doveva fermare così l'auto. Non me lo aspettavo, ammirevole. Dai, frenata, frenata. E io pensavo si girava di qua. No, hanno cambiato tutto. Questa è un'altra gara. Cioè, è sempre la stessa, però è un'altra nello stesso tempo. Se lei va davanti questo. Lei va dentro. Ma perché fanno così? No, eh sì, e poi se ne scappa. Mettiamoci in scia. Vai. Prendi l'effetto scia, così. Vai, veloce. Perché c'ho la luce nel fanale? Oh! Cioè, vi rendete conto che cazzo di gara è questa? Cioè, tutti stronzi siamo. Siamo, perché pure io. Anzi, hanno incominciato loro. Non è giusto. Oddio, che drift, Maonna ragazzi. Oddio, che drift, proprio drift da lezzi. Le ruote rosse sono proprio epiche. Frena, frena, frena. Ma che cazzo? 5 secondi di vantaggio, che cos'è? Intermedio, auto dietro, non ho mai letto i tempi. Non ci ho mai pensato. 23 secondi, questa è l'ultima gara, dai. Ah, finisco il giro e poi spengo perché, anche perché mi sono rotto, c'ho mal di testa, c'ho. No, che mi sono rotto, c'ho proprio mal di testa. E poi è finito il tempo di video. Poi semmai ne faccio un altro un'altra volta. E poi è anche tardi. Perché io il video lo sto girando più tardi di quanto voi pensiate. Oddio, questa curva. No! Mi ha aiutato, vero? L'erba mi ha aiutato a frenare. Però dai, mi si distrutta la macchina. Che stronzi. Mi hanno distrutto la macchina. Mi hanno distrutto. Ah, mettiamoci qua, dai. Yeah! Fare qualcosa di epico. Ho distrutto il cambio. Oh, mamma mia! Mamma mia! Volevo fare un finale epico. Ecco. Dai, per poco i punti pilota. Allora, nel prossimo video vi farò vedere che vincerò la nuova auto che spacca i culi. Dai, che sta quasi per finire. Beh, ragazzi, vediamo qua dove ci porta nel prossimo video. E tanto poi lo dobbiamo rivedere perché in prossimo video lo farà rivedere, sicuro, sicuro, sicuro. Fujimi Kaido, oddio, che cazzo è? Oddio, che gara! La sfida 1 contro 1. Oddio, che siamo a Fast and Furious? No, questo è epico questo, no, questo è epico. No, questo è epico proprio, no? Allora lo facciamo nel prossimo video, dovete seguirlo per forza, ragazzi. Io vi saluto ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto.
Che vi posso dire più? Niente, seguitemi un prossimo video se volete vedere la gara Fujimi Kaido, che spaccherà i culi sicuro quella gara. Basta. Ciao a tutti ragazzi. Ciao, ciao, ciao.